Savonarola che ho fatto io è un uomo che in profondo conflitto perché crede molto nell'umanità e quindi poi nella spiritualità che lui traduce in Dio, no? Il Dio cristiano cattolico, ma vede che questa stessa umanità si distrugge da sola. Quindi cerca un alleato che riconosce di essere della stessa pasta e lo trova in Lorenzo. Questa cosa però porterà tanta gioia iniziale, tanta non solitudine, tanto amore, ma in realtà poi alla fine tanto dolore. Perché? Perché due grandi esseri umani che si incontrano però non condividono gli stessi principi, gli stessi ideali che li spingono nella vita. Lorenzo crede molto nel pragmatismo e nell'essere umano in quanto macchina onnipotente, anche se vuoi profondamente narcisista e capace di risolvere, di vivere da sola. Savonarola pensa che questo sia l'atto più grave di vanità. Però c'è una grande stima reciproca e quindi la storia è questa storia di fratellanza, che questo amore che si incontra e poi a un certo punto si divide inevitabilmente. Ma io ho cercato di lavorare sul concetto, per me, io lavoro sempre, insomma, cercando di, perché il personaggio, sai, non esiste, il personaggio è un nero su bianco scritto da qualcuno e rimane lì finché rimane lì, poi tu lo devi rendere vivo ed è importante che tu trovi delle tue connotazioni personali, esigenze personali. Quello che ho visto io, su cui ho lavorato io insieme a Christian, il regista, era che cosa significa per me Dio, cosa significa per me amore, che sono magari concetti se vuoi anche molto astratti, no? Bisogna renderli pratici però. Io ho lavorato, cioè, ho capito che a Francesco cioè, che per me è molto importante l'aiuto umano e fraterno, quindi il dare molto, non fine a se stesso, il dare affinché tu possa dare a tua volta. E questo ogni volta che dicevo God, Lord, per me era questo amore pratico, quindi perché ci siamo tolti dal piedistallo del predicatore, no? Se vuoi anche non ci resta che piangere, ricordati che devi morire, che quello è distacco, no? Tu sbagli, tu pecchi, no, siamo tutti uguali, sbagliamo tutti, pecchiamo tutti, aiutiamoci insieme, perché insieme veramente l'unione fa la forza. Ho imparato la perseveranza, la costanza, la volontà e ho imparato anche a dire no. È un uomo che con profondo dolore non può tradirsi. Io, insomma, credo che questo sia molto importante come insegnamento, perché io tendo sempre invece a essere molto diplomatico, capito? Per non dispiacere, insomma, tanti cose. Invece no, la fermezza è fondamentale. Beh, secondo me sì, perché comunque tu navighi necessariamente delle umanità non diverse da te, perché chiaramente metti tu il bagaglio tuo, però navighi delle azioni e reazioni, no? Diverse da te. E quindi anche un atteggiamento fisico, una respirazione, un modo di parlare che poi alla fine è il modo di ragionare e quindi è il modo di sentire. Quello si cambia, si modifica e ti porta a conoscere tante parti di te. Io penso veramente che il mio lavoro è un lusso perché ti pagano per conoscere te stesso.